Entriamo noi dentro questo portone. Questo libro è bellissimo, lo devi leggere. Muschi, Manoli di che mattoni, ma chi gliela? Dammi retta, non puoi perdertelo, non puoi. Ma avevamo detto che se chiamiamo di caffè, andavamo io. Aspetta un secondo, ti leggo un pezzo. E fa come te pare. Alekos, cosa significa essere un uomo? Significa avere coraggio, avere dignità, significa credere nell'umanità. Significa amare senza permettere a un amore di diventare un'ancora. Significa lottare e vincere. Guarda, più o meno quel che dice Kipling in quella poesia intitolata a sé. E per te cos'è un uomo? E lei risponde. Direi che un uomo è ciò che sei tu. Alekos. Hai sentito? Un'intervista rilasciata da Panagoulis. È bellissima. Vabbè, hai finito. Serviamoci due caffè. Due caffè per cortesia, grazie. Tu non sei stato mai in questo palazzo. L'ascensore non funziona da anni. Le scale sono di qua. Che ti avevo detto? Non sa fare proprio niente. Ma papà, io? Io cosa? Mi devi ascoltare, devi fare quello che ti dico io, capito? Lei non si rende conto di quello che sta facendo. No, ma io... Io volevo... Io volevo cosa? Qua decido io quello che si deve fare e che non si deve fare. Lei deve stare solo zitto. Andiamo.
Caterina? Nico? Dove siete? Cate? Nico? Zitto, altrimenti ci scoprono. Nico, tu con chi vai? Loro hanno deciso che io vado con papà. Allora, io andrò con la mamma. Tanto ci vediamo. Certo, verrò io a trovarti. Accende per fuori. Comunque qui non si potrebbe fumare, c'è anche il cartello. Ma da quanto tempo è che non parlo? Non lo so esattamente. Comunque è un po' di tempo. Una delle ultime volte mi ha detto: sai amico, io dipingo e qualcuno mi paga comprando i miei quadri. Delle volte mi sembra veramente strano che qualcuno mi paghi per respirare. Perché bruciare i suoi quadri? Angelo non si lega alle cose che lo fanno star male, alle cose che non lo stimolano, alle cose che non sente più dentro di sé. Se dopo che ha dipinto un quadro non lo sente suo, lo lascia andare. Sì, ho capito, ma è il suo lavoro. Così distrugge anni di sacrifici, di rinunce. Ma lui non distrugge. Allontana da sé le cose che ritiene dannose per la sua vita. Dice che attaccarsi alle cose che poi diventano zavorre lascia solo tristezza e desolazione. Dice che continuare a vedere un quadro ogni giorno che non ti appartiene più non ti dà modo di dipingere altro.
Nico! Vieni a giocare! Tutto a posto?